Ciao a tutti da Di Genova in Pasta. Oggi realizziamo un'altra bellissima ricetta pugliese. Ebbene sì, ed è anche natalizia. Allora, sto parlando delle ficazzedde. Le ficazzedde sono una sorta di bocconotti ripieni con marmellata e mandorle. Ma se vogliamo anche pinoli. E se vogliamo fare una versione moderna, la si può mettere del cioccolato fondente o della Nutella. Ma noi preferiamo proprio le tradizioni antiche. Ebbene sì, questa è una ricetta martinese, Martina Franca. Ne sono orgogliosa perché fa parte della mia amata Puglia. Quindi guardate qua gli ingredienti. Qui abbiamo 330 g di farina di tipo 0, 10 g di zucchero semolato, come vedete pochissimo zucchero, poi 100 ml di olio di oliva, un pizzico di sale, 100 ml di vino bianco e la grattugia di un'arancia. Ebbene sì, cominciamo ad impastare la mia meravigliosa passione. Allora, al centro di questa farina andiamo a mettere prima il vino bianco, quindi mettiamo prima i liquidi, poi andiamo a mettere l'olio di oliva, mettiamo lo zucchero semolato, la trita dell'arancia, poi il pizzico di sale e a questo punto andiamo a impastare prima in ciotola. Ora passiamo l'impasto sul piano di lavoro e andiamo ad impastare fino a che non otteniamo un bel composto liscio ed omogeneo. Ok, come avete notato, in questo impasto non c'è lievito, quindi è una ricetta molto, molto sbrigativa, molto versatile e quindi io vado a spolverare un attimo sul piano di lavoro con della farina, adesso arrotondo il mio impasto, meraviglioso, e lo metto in pellicola, quindi o in un sacchetto cookie gelo oppure in una pellicola di quelle normali. Lo andiamo a chiudere, lo mettiamo in frigo e lo lasciamo riposare per 15-20 minuti, dopodiché ci vediamo perché dobbiamo fare questa meravigliosa ricetta. E dopo il suo riposo andiamo a spolverare sul piano di lavoro con un po' di farina anche la superficie e andiamo a stendere la nostra pasta. E questo è lo spessore che dovete usare. Si tratta di 4, un paio di millimetri più o meno. Allora, ora useremo un coppapasta, oppure potete usare un tazzone, quello che avete in casa, non è un problema. Questo misura 10 cm di circonferenza e io vado a ricavare dei cerchi. E guardate qua, tutti questi cerchetti realizzati. Adesso dobbiamo farcire, come vi ho accennato prima, andremo a farcire con della marmellata. Marmellata potete fare marmellata di cotogne, io in questo caso avevo quella di ciliegie e quindi va benissimo questa. E poi abbiamo delle mandorle tostate. Le ho tostate in pentola per una decina di minuti. Adesso però voglio, dopo averle tostate, spezzarle grossolanamente, vedete, con il mattarello stesso andiamo a tritarle grossolanamente. Mettiamo in ciotola. A questo punto andiamo a farcire. Allora, andiamo a mettere un po' di marmellata, ne faccio vedere uno soltanto, un po' di marmellata, un po' di mandorle tostate. Immaginate voi la bontà divina, mamma mia. Allora, e andiamo a chiuderlo. Quindi, quando voi lo chiudete, state attenti che non fuoriesce niente. Quindi andate a chiudere in questo modo. Ecco qua. È meravigliosa questa pasta. Tanto ve ne faccio vedere soltanto uno, eh? È meravigliosa. Facciamo questo. Quella che fuoriesce la togliete. Ecco qua. Allora, adesso io vado a metterlo sulla placca rivestita da carta forno e me li vado a fare tutti quanti. E a questo punto con un pennellino andiamo con la marmellata stessa, vedete, andiamo a spennellare la superficie di questi meravigliosi calzoncini. Naturalmente questo, questo passaggio è facoltativo, quindi se volete lo fate, altrimenti non lo fate. E voilà! Che belle! Adesso ho preriscaldato il forno a 180 gradi statico e andiamo a cuocere per 20-25 minuti, ma come dico sempre? Il forno è sempre! Vediamo dopo! E guardate qua le nostre ficazzette! Allora, io voglio farvi vedere... rustici! Proprio di antico, di sapori proprio di una volta. E allora guardate... Guardate la morbidezza, ma si nota, no, Lorena? Sì, È bellissimo. Guardate qua.
Naturalmente sono caldi, come potete vedere, e la marmellata, guardate, mamma mia! Oh, ho anche colato. Allora, le mandorle. Spettacolo. Non vedevo l'ora di assaggiarli, veramente. Proprio quei sapori di una volta. Sono uno spettacolo. Allora, avete visto che con niente possiamo realizzare una bellissima pasta. Spero tanto che lo facciate perché è veramente strepitosi. E che dirvi? Oggi è la festa, la vigilia della festa dell'Immacolata Concezione. Quindi non mi rimane che dirvi, mentre io mastico, non mi rimane che dirvi tanti tanti auguri per una buona festa e vi auguro soltanto una cosa, serenità e salute. La gioia e tutte le altre cose ce le dobbiamo ricavare noi, sempre come, perché in ognuno di noi brilla una luce. Quindi, se in ognuno di noi brilla una luce, vedrete che tutto andrà bene. Quindi, buona festa a tutti, fate questa ricetta che è favolosa. Grazie a tutti di cuore da Tiziana Manimpasta.